Lo dobbiamo prendere in culo. Se lo prendiamo in culo in difesa, poi siamo a posto. Wow, amici appassionati di fantacalcio, voi dovete dirmi l'anno scorso chi vi aveva consigliato di prendere Dzeko quando nessuno ci puntava un eurello? Chi vi aveva sconsigliato di prendere Dybala quando tutti ne decantavano le doti fantastiche che ha, però fantacalcio 11 gol. Infatti io, a chi l'aveva preso la mia asta, avevo detto, bel centrocampista che hai preso. Ha segnato come centrocampista. E quindi oggi, raga, andiamo a vedere le prime 10 squadre di A. Oggi ho fatto una full immersion. Ho studiato 4 ore dalle 2 alle 6, raga, dalle 2 alle 6. Fantacalcio. È chiuso finalmente il mercato, si può cominciare a capire, a studiare. Io domani ho l'asta. Ho studiato 4 ore sul fantacalcio. La cosa sicura, ragazzi, è che le mie skill fantacalcistiche sono infinitamente superiori a quelle di Arsenal. Non è che ci volesse molto, non è che ci volesse molto, ma andiamo a vedere le prime 10 squadre della Serie A. Partiamo chiaramente dall'Atalanta con Gomez, che è diventato attaccante, ma resta sempre appetibile. Potrebbero sottovalutarlo perché è diventato attaccante e noi lo compreremo se il prezzo ne avrà la pena. Kurtic si potrebbe alternare con Ilicic, quindi se prendi Kurtic devi prendere anche Ilicic, che è molto più presente in zona gol, tira molte punizioni, potrebbe tirare anche i rigori, anche se Gomez ha la precedenza. Petagna segna poco, attenzione a Cornelius in panchina, il danese non è un grande golladore, ma potreste pagarlo uno e poi trovarlo magari a giocare più partite di quello che potreste aspettarvi. Spinazzola, discreto, non è andato alla Juve alla fine, potrebbe essere un po' giù di morale, ma è un buon giocatore. Frellaugh Rederun in mezzo, così così, attenzione a Cristante da subentrante, giocatore molto interessante per i due centrali. Castagne, tutto da scoprire ragazzi, non penso sia un giocatore clamoroso. Dietro, ve li consiglio tutti e tre, in fila. Caldara, lo pagherete come Gesù Cristo, perché l'anno scorso ha segnato un casino di gol, se non erro 7. Masiello, 2-3 gol, 4 gol ha fatti, questo ve lo straconsiglio perché è quello che pagherete di meno, ma rende tanto. E poi Toloi in seconda fascia. Berisha, è un portiere che ci può sicuramente stare, io vorrò probabilmente comprarlo insieme a un altro portiere medio per poi potenziare la squadra da un'altra parte. Passiamo a Benevento. Benevento, ragazzi, non c'è tantissimo da dire. L'unico veramente acquistabile era Ciciretti, ha segnato la prima giornata e ce lo siamo bruciati. Memushai, Cataldi, D'Alessandro, ex Atalanta, non ha mai sfondato. I due in centro così così. Iemmello è il rigorista. Ragazzi, quest'anno, cosa fondamentale, 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 prendete i rigoristi. Se prima erano importanti, con la VAR si stanno tirando 18 rigori a partita e capite bene che il rigorista diventa ancora, ancora, ancora più importante. Armenteros, vogliamo provare a mettere un credito come ottavo giocatore. Lazar, che torna in Italia, giocatore che ho avuto anch'io, mi è sempre piaciuto, è uno che intanto la mette e mette diversi assist, certo che il Benevento non parte proprio avantissimo, costa luccioni venuti, bella che importa ragazzi, poco da dire. Passiamo al Bologna, con destro davanti, eterna promessa, però tira i rigori, quindi si può prendere Verdi. Mia scoperta l'anno scorso, è passato purtroppo attaccante se non si faceva male Verdi. Quanti gol segna Verdi? Come tira forte Verdi? Mi piace ancora, se lo pago poco lo riprendo. Di Francesco anche l'attaccante. Potrebbe giocare anche Krejci, che probabilmente è rimasto centrocampista. Insomma, Verdi mi piace, però attaccante ragazzi. Destro come quinto, sesta punta, quarta punta ci può sicuramente stare. Io ho un fantacalcio 8, quindi ragiono in quei termini. A centrocampo sicuramente Taider, secondo me, è il più interessante dei tre. Poli resta, buon giocatore, anche dei buoni inserimenti, quindi lo metterei al pari di Taider. Un po' più indietro Nagy. Dietro Masina, mi piace Masina, per quest'anno mi piace, l'anno scorso ha giocato male, quindi quest'anno potrebbe rilanciarsi. Io sono sempre propenso a dare una seconda possibilità ai giocatori che l'anno prima hanno fatto male, vedi Dzeko. Che poi non sono riuscito a prenderlo perché è la mia lega, siamo 30 anni che la facciamo, sappiamo tutto di tutti. Gonzalez e De Maio, preferisco De Maio, giocatore che mi ha sempre gradito, non aspettatevi cose incredibili. Torosidis fa il suo, Mirante in porta, non più sicuro come un tempo dopo l'uscita per il problema al cuore. Cagliari, Pavoletti, ragazzi, Pavoletti da prendere, ragazzi, Pavoletti da prendere. Farias, Osau, dall'altra parte giocheranno, si alterneranno, ma Pavoletti mi sto già sfregando le mani, cioè è uno di quelli che vorrei prendere, non ha tanto, non è attualmente uno dei primi che vorrei comprare, ma se si riesce come terza punta sicuramente sarebbe oro. João Pedro, rigorista, l'anno scorso si è fatto male, ha segnato comunque un discreto numero di gol sui 10 nonostante l'infortunio, rigorista, ripetisco, tira se non erro anche le punizioni. João Pedro da prendere come trequartista, ragazzi, ma senza ombra di dubbio. Ionita, Cigarini, Barella, quello che mi piace di più è Ionita, potrebbe essere il suo anno che un po' si sblocca, è sempre stato un giocatore da
Sembra che sta per fare, sembra che sta per esplodere, non esplode mai. Magari quest'anno ci possiamo buttare qualche credito. Dietro dei quattro direi Andreolli, giocatore che non ha mai avuto quello spazio per potersi imporre. Ci può stare Andreolli, cranio in porta, così così. Van der Ville al nome e c'ha la fidanzata figa, quindi ve lo consiglio solo per quello. Potreste fare i fighi, i fighissimi con i vostri altri compagni di squadra e fare tutta una squadra con solo appunto fidanzate fighe dei giocatori, quindi le WADs. Potreste basarvi solo su quello e probabilmente non vincerete, però farete un figurone incredibile. Passiamo al Chievo con Pucciarelli e Inglese davanti. Inglese è stato opzionato, preso praticamente dal Napoli, l'ha lasciato ancora un anno a Chievo. È un giocatore che non ho mai fatto impazzire, si vede che ci hanno visto più lungo di me. Non è mai stato un goleador incredibile, sicuramente è il miglior giocatore dell'attacco. Attenzione a Birsa. Birsa è un giocatore sottovalutato. Birsa tirerà le punizioni, Birsa tirerà i rigori. Prendete anche lui questo trequartista, che è sicuramente il migliore di tutto quanto Chievo per distacco. A centrocampo, ragazzi, giocatore che veramente passa sempre sotto traccia Castro. Castro non se lo caga mai nessuno, sembra sempre claudicante, lento, la caccia, piedi buoni. Sa sempre dove deve stare Castro. Castro lo voglio prendere, ragazzi, a tenerli, capito? Non che titolare inamovibile, ma ragazzi, Castro, pagate poco, rende tanto. Dietro, confermati Gobbi, Cesar, Gamberini, Cacciatore, li conosciamo, ragazzi. Cacciatore, intanto, la caccia, proprio come il suo nome. Quindi Cacciatore, Gamberini e Cesar, Fallegna in mezzo, Gobbi, sì, però ormai il più è passato, Sorrentino in porta, Chievo. Di solito in casa non prende moltissimi gol, quindi potrebbe essere un'opzione se non riuscite a prendere un big. Passiamo al Crotone, ragazzi. Trotta, discreto attaccante, si può tenere sicuramente come quarta, quinta, sesta scelta. Budimir tirerà anche rigori, sì, non sarà questo Gesù Cristo, però se vogliamo tenerlo come ultimo slot, prendiamolo. A centrocampo Mandragora, sembra aver preso le redini della squadra, non segnerà molto, anzi quasi mai. Gli altri proprio non so cosa dirvi, ragazzi, non vedo roba buona. Attenzione a Martella, però. Martella, sapete che primo anno arriva Martella, segnalato. Quest'anno che magari lo pagherete un cavolo, qualche gol potrebbe fare, quindi io proverei un Martella. Martella glielo dentro, corda si importa. Insomma, il portiere lo lascerei perdere. Passiamo alla Fiorentina. La Fiorentina, la 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 la. Allora, Simeone davanti, attenzione però anche a Babacar, perché Simeone in questo momento è titolare. Ma se Simeone prende un raffreddore, cominciano a segnare tutto. Se prendete Simeone, prendete Babacar. È un punta della Fiorentina, titolare, terzo slot. Ci può stare secondo, terzo slot, dipende sempre da quanti siete nella Lega. Vi consiglio anche Chiesa, senza ombra di dubbio potrebbe essere l'anno della definitiva esplosione. Giocatore sotto traccia, l'anno scorso ha fatto cagare, sapete che io ve li consiglio sempre, perché potranno fare solo meglio o come l'anno scorso, quindi ne pagherete nulla. Saremo a pari. Saponara, raga. Saponara quando era all'Empoli sembrava Dio sceso in terra con gli scarpini da calcio, segnava come Gesù, appunto, e con la Fiorentina ha fatto veramente schifo. Quest'anno potrebbe essere l'anno in cui si rilancia. Benassi, ottimo giocatore, è venuto dal Torino, anche questo lo prenderei. Badeji, ce l'avevo l'anno scorso a tenerli, insomma, a far panchina. Veretù, raga, Veretù, me ne hanno parlato un gran bene, ne ho letto un gran bene, le prime giornate ha fatto cagare un gran bene. Però magari è meglio così, magari spendiamo pochi crediti e magari poi rende, non ve lo assicuro, sono dubbioso su Veretout, quindi non mi sbilancio più di tanto. Dietro direi che il più affidabile è sicuramente Astori, gli altri tre, Gaspar, Pezzella, Viraghi, così così. Sportiello in porta, why not, ci sta. Passiamo al Zena, Gradinata Nord OPOP. Genoa, la Padula, secondo me è proprio il suo ambiente naturale, Genova, la squadra perfetta per lui, da prendere la Padula, mi piace tirare anche i rigori, ragazzi, ricordatevi sempre i rigoristi. Centurione, attaccante, lasciamo là, Tabarat, o come diavolo si chiama, non è un giocatore che mi convince, ragazzi, non mi ha mai convinto, molto fumoso, magari fa il colpo della vita, poi sei partito, non lo vedi mai. L'Axalt, un lavoratore, mi è sempre piaciuto, va bene, prendetelo, centrocampista, Bertolacci è veloso, mi piacciono anche loro. Bertolacci, solito discorso, ma che l'hanno capito? Madonna mia, non posso nascondere niente. Bertolacci viene da una nata pessima, devastante, brutta, sempre infortunato, non due anni che fa cagare. Mettiamo due o tre crediti su Bertolacci e facciamo il botto. Questo la segnava prima. Bertolacci, veloso, discreto. Lazovic, estemporaneo, sembra sempre sul punto di venire fuori, diventare il giocatore che deve essere, non mi arriva mai. Zukanovic dietro, è stata un'eterna promessa. Potrebbe essere il suo anno, Rossettini e Biraschi. Facciamo un po' di legna, per in porta, sempre ottimo portiere.
Andiamo all'Inter! Pazza Inter, Icardi, ragazzi. Icardi, rigorista, punta, 20 gol assicurati minimo, 20-25 gol minimo assicurati. Da prendere tutta la vita, Icardi tra i primi 5 sono sicuramente Higuaín, Icardi, Mertens, Dzeko e Belotti. Scusate, ho tolto la penna. Questi 5 qua, se volete vincere al fantacalcio, se volete avere buone probabilità di arrivare davanti al fantacalcio nei primi 3, uno di questi 5 secondo me dovete averlo. Cioè, per essere tranquilli, poi se beccate 3 giocatori di quarta fascia, non so, beccate Budimir che ne fa 37, ragazzi, vi stringo la mano, insegnatemi come si fa e va bene. Però per stare tranquilli, uno di questi 5 qua dovete prenderlo. Icardi è uno di questi 5, è uno dei più indiziati perché tira anche i rigori rispetto a magari a Dzeko e Higuaín che non lo fanno normalmente. Mertens è l'altro, ma ne parleremo più avanti, che mi stimola. Io spero di prendere uno tra Icardi e Mertens. Questi sono, lo dico a voi, non dirlo a nessuno. Perisic, Perisic, centrocampista, segna, va davanti, corre, fortissimo Perisic. Raga, io Perisic un altro, cioè, mi piacerebbe prendere Mertens e Perisic, perché prendere Icardi, Perisic, Brozovic, poi chiaramente non dovete fare, come vi ho insegnato sui video, insomma, di qualche anno fa, non dovete fare il blocco di una squadra, dovete differenziare. Icardi, insomma, ragazzi, primi, uno dei primi tre. Perisic, eccezionale. Brozovic, attenzione, ragazzi, lì potrebbe giocare João Mario, Brozovic, non si sa. Brozovic, l'anno scorso cosa ha fatto? Schifo. Se gioca, ragazzi, questo la vede la porta. E se è stato il mio pupillo, ce l'ho avuto 2 anni fa, quando la cacciava. Quest'anno cercherò di pigliarmi Brozovic, ma che vada, lo tengo lì in panchina, non c'è problema. Candreva dall'altra parte, non sembra più Candreva di una volta. Vessino, tantissima roba. Potrebbe anche cacciarla più di Borja Valero, quindi consiglio più Vessino di Borja Valero. Dietro Dalbert, consiglio più Cancelo di Dalbert, però Cancelo sempre infortunato, vediamo quando rientra. Skriniar e Miranda, Skriniar sembra un buon giocatore, la difesa dell'Inter sono anni che fa acqua da ogni singola parte, vediamo se questa volta ha trovato la quadratura del cerchio. Andanovic, attenzione ragazzi, quest'anno tireranno quanti rigori? Vi ho detto tanti rigori, chi ha un pararigori? Bravi! Andanovic, quindi consigliatissimo, forse il portiere che vi consiglio di più di tutte quante le squadre. E passiamo alla Juventus. Higuaín, ragazzi, uno di quei 5 like, 5 magici che vi ho consigliato, uno di quei 5 potrebbe portarvi veramente in alto per quanto riguarda il fantacalcio. E uno è Higuaín. Gli hanno messo quest'anno intorno anche in più Douglas Costa, Bernardeschi, aveva già Dybala, aveva già Cuadrado, Piazza rientrerà. Insomma, ragazzi, se non segna almeno 20 gol, Higuaín deve cambiare mestiere quest'anno. Dietro a Dybala, Dybala l'anno scorso l'avevo sconsigliato, quest'anno fischieranno più rigori, però è partito troppo forte. Se l'asta non l'avete ancora fatta, ragazzi, salirà. E quindi anche quest'anno non ve lo consiglierei, ma non perché Dybala è un pessimo giocatore o che cosa, Dybala è un fantastico giocatore, è meglio di Higuaín come giocatore, ma questo è fantacalcio, fantacalcio è, non è il calcio è un discorso, fantacalcio è un altro. Higuaín sta pure sulle palle, se volete saperlo, però purtroppo per i fantacalci più utili Higuaín di Dybala, a mio parere. Sulle fasce Mandzukic, Douglas Costa, Cuadrado, Bernardeschi, Gesù, Giuseppe Maria, raga, è sempre difficile muoversi. Sicuramente Mandzukic è considerato attaccante, è quello meno appetibile. Se doveste pagarlo una cifra irrisoria lo prenderei, perché comunque è lui il titolare in questo momento, non so se farà tutte le partite, c'è anche la Champions League. Douglas Costa è il nuovo arrivato, sembra quello più pronto, sembra quello più buono, tanti assist, non tantissimi gol, ma tanti assist li dovete mettere in conto. Bernardeschi, sapete, quando arriva un giovane alla Juve, Allegri lo butta in cella, chiude, butta la chiave, ha fatto così con Dybala, se vi ricordate, quando è arrivato Dybala lo tenete in panchina, due mesi in panchina ha fatto, entrava al quarto della fine. Quindi ragazzi, è Cuadrado, lo conosciamo tutti, non è uno che segna tanto, ogni tanto la mette un po', si intestardisce, le prime partite insomma si è intestardito molto sul dribbling, anche se poi ha segnato, però ragazzi, insomma, dovete prenderli a coppie, cioè se riuscite a prendere Douglas Costa e Bernardeschi sarebbe OP, però avete speso per due giocatori, secondo me, più di quello che poi viene in tasca. Dovreste puntare su uno, su quello che vi piace di più. Probabilmente Douglas Costa è quello che dà più garanzie. Mandzukic, considerate che sarebbe anche per me il primo se non fosse punta. Mai punta, gioca largo, segna ogni tanto, ma
non segna come Higuaín o probabilmente anche neanche come Dybala. A centrocampo Pjanic e Khedira, è arrivato anche Matuidi, quindi qua gireranno, Marchisio, anche qua è sempre un problema, sicuramente il perno fondamentale è Pjanic. Khedira è considerato da Allegri abbastanza intoccabile, l'anno scorso ha giocato praticamente sempre, non si è fatto male, infatti ce l'avevo io, quest'anno lo prendo, non si fa male, non si è fatto male. Attenzione però ragazzi, con insomma con la rotazione vi dico se potete mettere un credito magari di provare, se vi interessa, a prendere Betancourt. Secondo me giocherà più di quello che si pensa in questo momento, è un giocatore su cui Allegri punta, non giocherà dall'inizio, però magari ad andare avanti magari poteste pensare di prenderlo anche con le aste a febbraio, secondo me qualche partita in più di quella che possiamo pensare oggi la farà, perché la Juve ci punta e ci crede. In difesa ragazzi vi sconsiglio Chiellini, che si ferma in due secondi, è sempre ammonito, secondo me è sconsigliabile. L'altro suo compagno o è Barzagli o è Benatia o è Rugani, non si capisce bene chi giocherà, anche di un rischio. A destra c'è Lichtsteiner, Alexandro, adesso hanno preso anche Ovedes, insomma l'unico sicuro ragazzi garantito a vita è Alexandro, prendetelo. Dietro Buffon, attenzione di prendere Szczęsny, che magari quest'anno Buffon magari qualche partita in più si siederà in panchina. Le prime 10 squadre di Serie A in ordine alfabetico le abbiamo viste, al più presto possibile le altre 10 ragazzi, fatemi sapere chiaramente cosa ne pensate di tutto quello che ho detto qui sotto nei commenti. Un saluto e un ringraziamento, mettete un like se potete. Ciao!